Una vittoria importantissima, ottenuta nella maniera giusta. La squadra ha dato ulteriormente segnali di crescita. Questo non cambia assolutamente quello che deve essere il nostro percorso. Non abbiamo nemmeno tempo di gioire, perché martedì avremo una partita difficilissima. Quindi i ragazzi, come del resto sempre, non gli si può certo rimproverare l'impegno. Chiaramente in più occasioni potevamo chiuderla la partita, in quello non siamo stati bravi, e poi chiaramente abbiamo, come ha detto lei, alla fine un po' di paura, un po' di pressione del Teramo. La squadra si è un po' tirata dietro e lì nelle mischie ci sta, a volte ti va bene, a volte ti va male. Oggi è andata bene contro la Carrarese, per dire, ci andò male a tempo scaduto, però credo che la vittoria sotto certi versi non è tanto meritata per quello che abbiamo espresso, ma è meritata per come l'abbiamo cercata. E da quel punto di vista lì credo che il Montevarchi sia stata una squadra che ha dimostrato che in tutte le maniere si può salvare. Se questa è una vittoria che vale 3 punti sul campo, possiamo dire che ne vale qualcuno in più a livello psicologico, però? No, perché di questo non ne avevamo bisogno. Noi conosciamo benissimo i nostri limiti, sappiamo qual è il nostro obiettivo, quindi non sarebbe cambiato niente anche se non avessimo vinto o se addirittura avessimo perso. Noi sappiamo che il nostro percorso è quello di arrivare all'ultimo secondo dell'ultima partita salvi, e noi lottiamo e andiamo avanti per questo. Chiaramente si respira un'aria di crescita nella squadra, perché logicamente poi i punti ti portano chiaramente, come è normale, ti portano a credere in quelle sono le tue possibilità. Abbiamo passato un periodo di 12 partite senza vincere, però nonostante questo i ragazzi non hanno mai smesso di crederci. No, hai detto che non hai perso la voce oggi, però immagino che su quelle due occasioni Iallo per Gambale qualcosa ti sia scappato, probabilmente quelle erano due situazioni da poter sfruttare meglio. Non lo so, però purtroppo questo a volte è stato il nostro limite. Oggi non l'abbiamo pagato, in altre occasioni ci è costato caro. È chiaro, da quel punto di vista lì bisogna essere più cinici, non lo siamo stati. E dopo abbiamo cercato di compromettere tutto, però ho visto una squadra insomma che anche da un punto di vista difensivo è in grandissima crescita, le sbavature sono molto inferiori a quelle che si faceva prima, c'è più attenzione, c'è più consapevolezza in quello che possiamo fare. Insomma, la squadra non a caso subisce molti meno gol di prima, perché chiaramente ora difendiamo in maniera diversa. E non è un caso probabilmente che la crescita di un 2002 come Tozzuolo al centro della difesa probabilmente sia un fattore. Ma sai, noi la difesa abbiamo tutti 2002, 2000 e 2001, non è che, cioè, questo è... Però lui probabilmente, essendo il centrale, ha qualche responsabilità, forse più di gestione. No, è normale che inizialmente noi abbiamo pagato l'assenza completa di un giocatore di esperienza dietro, in una categoria diversa. Ora i ragazzi, anche se giovani, piano piano si sono avvicinati a un'idea di mentalità diversa da quella che avevano o nelle categorie dilettanti o nelle categorie giovanili, quindi un po' gli ci è voluto per adattarsi a questo. Ora che hanno acquisito la consapevolezza e l'esperienza necessaria per affrontare le partite, noi dietro siamo giovani ma siamo forti, non è che siamo scarsi, perché Dutu è un giocatore di grande prospettiva, Tozzuolo l'hai nominato te, Asci ha dimostrato che in questa categoria ci può stare benissimo, quindi i nostri, quando gioca Martinelli uguale, sì, non è che noi dietro siamo presi dalla piena solo perché siamo giovani, noi ci siamo ragazzi di valore e di grandi prospettive. Senta, mister, come vede la battaglia per evitare i play-out? Perché ci sono delle settimane o delle partite in cui qualcuno è più in forma, qualcuno meno, Teramo sembrava quasi esserne uscito, adesso ci è tornato dentro, come la vede? Io vedo una grande difficoltà, se penso che noi su 5 partite abbiamo fatto 11 punti,
mi voglio immaginare se ne fosse fatti qualcuno di meno dove si sarebbe a quest'ora. Se si pensa oggi la Fermana andava a vincere a Pontedera e l'anno scorso credo che la salvezza fosse a 38, quest'anno se continua così ci vorrà 7-8 punti di più che 38, perché è un rincorrersi a vicenda. Quindi un campionato difficilissimo, un girone complicatissimo, e trovo grande difficoltà quest'anno per le squadre che si vorranno salvare, grandissima, e non credo ci possa essere squadre che possano stare tranquille in questo momento. Quindi conferma che la quota 40 non basterà? No, mai, tutta la vita quest'anno non c'è verso. La famosa soglia che tutti gli anni... No, quest'anno è impossibile. Quest'anno è impossibile, dovrebbe succedere un catalisma, ma è impossibile quest'anno. Cristian, una domanda. Amatucci ha messo male, non so se la caviglia, è uscito, come sta? Amatucci, che ce l'hai dietro? Eccoli. Amatucci alla fine era stanco, perché purtroppo viene da domenica non si era fatto nemmeno giocare, viene da delle problematiche, chiaramente quando ti vengano poi il fisico si debilita, e poi anche a livello muscolare tu hai delle difficoltà. Alla fine, onestamente, dopo aver corso, non sembrava così stanco, ecco, voglio dire, dopo 90 minuti aver corso a destra e a sinistra, e ha accusato delle problematiche muscolari, e per sicurezza l'abbiamo fatto uscire, perché è un giocatore comunque, anche se scarso, però troppo importante per noi. Grazie. Prego. A posto? Sì. Vai.